I wish that I were in a mood for good humor, but I'm not. We are hell-bent in the direction of destroying our planet, and frankly, we appear to be doing very little about it. Decades ago, visitors from other planets warned us about where we were headed and offered to help. But instead, we, or at least some of us, interpreted their visits as a threat and decided to shoot first and ask questions after. They, the military, must have been and still are so paranoid that they feel it necessary to use the visitors' technology to fight them off, rather than welcome them as partners in development. The veil of secrecy must be lifted, and it has to be lifted now, before it is too late. It is ironic that the U.S. should be fighting monstrously expensive wars in Iraq and Afghanistan, allegedly to bring democracy to those two countries, when it itself can no longer legitimately claim to be called a democracy, when trillions, and I mean thousands of billions, of dollars have been spent on projects about which both the Congress and the Commander-in-Chief have been kept deliberately in the dark. Even more critical, what progress has been made in the development of clean energy sources that could conceivably replace fossil fuels and save the planet from becoming a veritable wasteland? Well, who has the answers? Someone does, but apparently they aren't telling either secretaries of defense or presidents because they don't have, quote, a need to know. There's a government inside the government, and I don't control it. Excuse me, doesn't the commander-in-chief and the person who allegedly has their finger on the nuclear trigger have a right to know what his subordinates are doing? The people of the world demand to know because it is our descendants too whose lives are in mortal danger. It is time for the people of the United States to launch a new war against the evil of lies, deceit, and darkness, and go all out to win the victory of truth and transparency and light. Thank you. Esistono miliardi di personalità, così come esistono miliardi di stelle. Quando realizzi che siamo parte integrante dell'universo e dei suoi schemi, la situazione di questo pianeta sa di amaro. Sembrerà strano, ma quando realizzi come stanno le cose per davvero, senti la necessità di fare qualcosa. Qualcosa che nel tuo piccolo possa rappresentare un riferimento, un aiuto nei confronti di chi la verità la sta ancora cercando. Oggi servono finalmente risposte riguardo al fenomeno più discusso e controverso della storia dell'umanità, gli UFO e il problema della sua immensa segretezza. Quali sono questi segreti, gli inganni, che da decenni ci schiacciano? Qual è la verità? Esiste un solo ed unico segreto, un segreto inconfessabile, stupefacente e altrettanto reale, più segreto della bomba di idrogeno e del quale persino i governi, i presidenti sono stati tenuti all'oscuro. Cosa avrebbero omesso di rivelare coloro che sapevano e che tuttora sanno? Durante i primi momenti vissuti a contatto con la presenza extraterrestre, i militari, gli interessi industriali ed intelligence si preoccupavano se fossero di natura umana e, una volta determinata l'origine extraterrestre, di come avrebbe reagito il pubblico.
c'erano molte più domande che risposte, ossia chi sono, da dove vengono e cosa vogliono, come potevano essere applicate queste tecnologie nei contesti di guerra e di pace e che effetto avrebbe avuto la divulgazione di questi fatti sul sistema mondiale. Tra gli anni 40 e 50 è stato fatto uno sforzo enorme per comprendere la scienza e le tecnologie che sono alla base dei veicoli spaziali. Attraverso lo studio diretto degli oggetti extraterrestri recuperati, si è capito immediatamente che questi oggetti usavano una fisica e una tecnologia applicata di gran lunga più avanzate dei motori a combustione e in piena guerra fredda, in un mondo in cui un vantaggio tecnologico avrebbe influito sui poteri e sulla corsa agli armamenti, non era cosa da poco. C'è stato uno sforzo enorme per studiare tutto ciò e per questi motivi il progetto che si occupava e che si occupa tuttora di questo tema è stato tenuto straordinariamente nascosto. Si era capito immediatamente che tale tecnologia poteva facilmente sostituire tutta l'attuale generazione di sistemi di propulsione ed energetici sulla Terra e con loro l'intero ordine geopolitico ed economico e quindi l'intera infrastruttura tecnologica del pianeta. Sembra magnifico, ma negli anni 50 il petrolio era abbondante, nessuno si preoccupava troppo dell'inquinamento, il riscaldamento globale non dava la minima preoccupazione e il potere voleva solo la stabilità dello status quo. Chi aveva tempo di preoccuparsi di questi enigmatici ma innocui extraterrestri? E perché rischiare i cambiamenti dovuti da tale divulgazione, quando si poteva delegare semplicemente alla prossima generazione il prendersi cura di essa? Of all things to keep secret, the fact that there is this this bountiful option that we have of reaching out into the stars and being friendly neighbors with other civilizations and sharing information, sharing resources, and sharing knowledge and sharing spiritual insights and values. To suppress that information and to conceal it is part of the efforts of a national security state that is threatened by that reality. And so that this is the, one of the ultimate secrets that needs to be exposed. Ma adesso siamo noi la generazione successiva e la Terra è sotto il peso di una popolazione crescente. Ogni individuo desidera automobili ed energia. Tutti sanno che non abbiamo più 50 anni di riserve petrolifere e se anche ne avessimo, l'ecosistema della Terra non potrebbe sopportare altri 50 anni di tale abuso. Ora i rischi della segretezza superano quelli della divulgazione e se il segreto dovesse continuare a lungo, l'ecosistema della Terra crollerà. 50 anni dopo ci accorgiamo di essere l'ultima generazione a passare la cosmica questione conosciuta come il problema della segretezza sugli UFO. Tuttavia, la sensazione più chiara è che da allora l'intero progetto abbia cominciato a diventare sempre più oscuro e non riconosciuto. La compartimentazione del progetto UFO è aumentata esponenzialmente quando fu capito che questi progetti effettivamente avrebbero per sempre alterato la vita sulla Terra. Dall'era Eisenhower i progetti UFO sono stati sempre più compartimentati ed allontanati dalla catena di comando giuridico e costituzionale di supervisione e controllo. Eisenhower sapeva degli UFO, il presidente e vari leader nel Regno Unito ed altrove sono stati tenuti sempre più fuori da quel gioco che Eisenhower definì come un sofisticato complesso militare industriale. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Contrariamente al mito popolare, la preoccupazione di un certo tipo di panico pubblico di fronte al fatto che non siamo soli nel cosmo e la paura di un extraterrestre ostile non è stato un fattore significativo. Non sono a conoscenza, infatti, di nessuna persona realmente informata che li consideri una minaccia reale. The fact that you and I are still breathing the free air of Earth is abundant testimony to their restraint and non-hostility. Now the question is, how are these civilizations viewing us? Are they perceiving human civilization as a threat? And the answer is yes, because I believe we've reached a point where we're a threat not only to our planet and each other, but we're also developing weapon systems that are potentially a threat in space. Effettivamente, cosa potrebbe essere più scioccante del fatto di aver vissuto l'ultima metà del secolo con migliaia di bombe puntate su ogni grande città del mondo? Le paure non sono sufficienti per giustificare il livello di segretezza così profondo da negare l'accesso alle informazioni addirittura ai presidenti. Deve nascondersi qualcosa di molto più grande, il più grande scandalo della storia.
ma cosa sarà mai? L'ente che controlla la questione UFO e le relative tecnologie ha più potere di ogni singolo governo o leader mondiale. Si parla di un'operazione semi-governativa e semi-privata internazionale e che lavora al di fuori del controllo di qualsiasi singola agenzia o governo. C'è la possibilità che, almeno inizialmente, questa impresa nascosta sia stata progettata per mantenere il segreto ed evitare l'instabilità, ma i rischi hanno reso indispensabile tessere una rete di segretezza, di operazioni illegali e non autorizzate, sempre maggiore, che ora si è consolidata nell'operazione stessa. Quando un gruppo non eletto, non autorizzato e autoselezionato militarmente è il solo ad avere la gestione dei rapporti tra l'uomo e gli extraterrestri, ogni nuovo sviluppo incontrollato sarà visto come una potenziale o reale minaccia dal punto di vista militare. Perciò era necessario un progetto segreto compartimentalizzato ad accesso speciale, ma soprattutto non riconosciuto. Aggiunge a questa disinformazione attiva i falsi allarmi o la simulazione dei falsi eventi extraterrestri per ingannare il pubblico, come per esempio rapimenti, mutilazioni, neonati ibridi fluttuanti nello spazio e invasi nel sottosuolo, patti segreti tra le forze del governo e sinistri alieni, e l'inganno è fatto. They started doing all kinds of psychological warfare entrainment of the public by staging hoaxed events such as cattle mutilations. Oh, it's a flying saucer did that. It's a covert paramilitary program. These civilians got onto the base and got into something. They saw something they weren't supposed to see, and this group came out and went into their home and scared the dickens out of them and staged an alien event. Exactly. The government will use the extraterrestrial phenomenon to cover their own deep black programs, and so that's the fight that we're up against here. Si parla di un progetto compartimentalizzato, non riconosciuto e soprattutto militarmente e industrialmente privato, così come le armi non vengono prodotte dai governi, ma dai settori privati. Per questo mantenere un segreto ne va dei loro stessi interessi. A shadowy government with its own air force, its own navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself. La parte più difficile di questo tema è infatti realizzare che qualcosa di così straordinario sia vero e che tuttavia resta ancora in qualche modo inconfessabile. Che il governo ufficiale e i custodi ufficiali della verità siano stati ingannati così a lungo. Un programma segreto senza precedenti nella storia, così estremo, in particolare su qualcosa di questa enorme portata, mina la democrazia e concentra un enorme potere tecnologico nelle mani di pochi non eletti, mettendo l'intero pianeta in pericolo. Questo deve finire. Tutto questo sembra essere il risultato di un punto di vista miope, paranoico e soprattutto militarista riguardo le intenzioni extraterrestri. Se lasciato senza controllo, ciò non può tradursi che in una catastrofe. To realize the machinations and manipulations that go on behind the scenes leave us very vulnerable, and the big one is this one, where they could say, "Oh yes, the UFOs are real." But guess what? They're a threat, and we need to unite the world. L'umanità si trova ad un crocevia importantissimo. Decidere se continuare in silenzio nell'errore, tra guerra infinita, armi nello spazio, crescente povertà e disastro ambientale, oppure abbracciando l'universo e il viaggio interstellare in perfetta pace e comunione con i popoli delle stelle, cercando di fare il grande salto di qualità in quella che dovrà essere una nuova società, una nuova era, formata da un nuovo cielo e soprattutto una nuova terra. Il futuro dell'umanità, che è stato ritardato e sabotato negli ultimi 50 anni, non può essere sabotato per altri 50, poiché non abbiamo più di 50 anni. L'ecosistema terrestre crollerà prima di allora. Io vi ringrazio per aver dedicato una parte del vostro tempo per interessarvi a discorsi di tipo alternativo, specialmente adesso, che dovremmo essere più sensibili riguardo certe tematiche che nascondono ancora molti, ma molti argomenti da approfondire. Se il video vi è piaciuto, vi prego di farmelo sapere con un commento e con un super like. Condividete il video ovunque potete e soprattutto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. A presto.